Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. Fino a quando una vita può dirsi degna di essere vissuta? È una domanda che ci si pone oggi e che ci si è posti in passato. Quanto è sottile il confine tra persone normali e persone con disabilità? La storia che stiamo per raccontarvi si è svolta più di 70 anni fa, eppure ancora oggi può essere attuale. Ancora oggi, seppure sotto altri termini, si può ripetere. Tutto iniziò in questa strada di Berlino nel 1939. Siamo sulla Tiergartenstrasse. Alle mie spalle, al numero 4, si trovava una villetta in stile Liberty che venne poi distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, a ricordare quegli avvenimenti, quel terribile progetto denominato Aktion T4, ci sono un monumento e un percorso informativo. La Belle Époque, un periodo dove le invenzioni e i progressi della tecnica e della scienza sono senza paragoni con le epoche passate. L'illuminazione elettrica, la radio, l'automobile, il cinema, la pastorizzazione, il vaccino per il colera e altre comodità, tutte contribuirono ad un miglioramento delle condizioni di vita e al diffondersi di un senso di ottimismo. La Belle Époque indicava la vita brillante e spensierata delle grandi capitali europee, le numerose esperienze artistiche, ma soprattutto esprimeva l'idea che il nuovo secolo sarebbe stato un'epoca di pace e di benessere. Purtroppo però non è andata così. Tra le nuove scienze che si affacciano nel Novecento c'è anche l'eugenetica, una disciplina che studia dei metodi volti al perfezionamento della specie umana. Già negli anni 60 dell'Ottocento l'eugenetica venne portata in auge da Francis Galton, cugino di Charles Darwin, che teorizzò il miglioramento progressivo della razza secondo criteri analoghi a quelli dell'evoluzione biologica. Un'evoluzione per portare l'umanità ad una vita migliore, senza malattie, con un'aspettativa di esistenza sempre maggiore. Nel primo decennio del Novecento, le teorie eugenetiche nate nell'Ottocento si tradussero in azioni concrete. Per seguire la strada dell'eugenetica positiva era praticamente impossibile per la difficoltà di ottenere l'accoppiamento di due persone nel nome del miglioramento della razza. Fu molto più semplice ottenere risultati con l'eugenetica negativa, impedendo la riproduzione di soggetti deboli, malati, difettosi. I migliori psichiatri tedeschi introdussero terapie e metodi educativi moderni, quale la terapia del lavoro. Le cause dei disturbi mentali sono esclusivamente genetiche ed ereditarie. Quindi, compito della medicina è cercare in ogni modo e con ogni mezzo di trovare queste cause per guarire o quantomeno migliorare molto la malattia. Laddove non si ottengano risultati soddisfacenti, quelle persone restano vite indegne di essere vissute.
Ecco come si presenta oggi l'ospedale psichiatrico di Kaufbeuren, città a poco meno di 100 km di distanza da Monaco di Baviera. Qui negli anni 80 arrivò quale direttore un giovane medico chiamato a mettere in pratica la riforma psichiatrica attuata dal governo tedesco. Gli archivi che si trovavano negli scantinati nascondevano dei segreti terribili. Alcuni medici giovani, come io, siamo andati ai grandi manicomi per fare la riforma. E io sono arrivato a Kaufbeuren e mi è trovato una situazione terribile, ma era così in tutte le manicomi in quegli tempi. E in pochi giorni mi reso conto che in questo ospedale hanno successo cose terribili che io non sapevo prima. E ho cominciato a chiedere, nessuno mi voleva parlare di questo passato, negava tutto, e così io ho cominciato a pensare come si può fare la riforma senza sapere che è successo nel passato. E c'erano alcuni medici giovani e psicologi e siamo andati agli archivi e abbiamo cominciato a indagare il passato di quell'ospedale. È così come ha cominciato la ricerca. Nessuno parlava di quella storia. Dopo il 45 non c'era un partire di nuovo, tutto era una continuità. Pochi medici sono stati accusati, ma la maggior parte dei medici, dei infermieri restavano nell'ospedale, continuava tutto, non si uccidevano più i malati naturalmente, ma la situazione era la stessa. Inumana. È soprattutto dunque grazie a quest'uomo se oggi possiamo conoscere l'atroce progetto di eutanasia nazista compiuto a danno di circa 300.000 disabili e malati mentali. Tutto iniziò in nome della purezza della razza e del risparmio di risorse economiche. Le gravi difficoltà derivate dalla grande crisi del 29 si facevano ancora sentire. Perché spendere soldi per disabili e malati mentali quando invece le risorse potevano essere utilizzate per la società sana? Hitler e i suoi uomini attuarono una mostruosa manipolazione delle coscienze, soprattutto nelle scuole, attraverso una propaganda capillare. Irrtum ist, dass sie solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Sie hängen nur infolge ihrer totalen Kritiklosigkeit an den Gewohnheiten ihres Zustands. Noi volevano sapere perché li hanno ucciso, non solamente dal punto di vista politico, ma dal punto di vista dei medici. Come un medico ben educato, cristiano, può uccidere di un modo così vergognoso i suoi malati, è impensabile. Dopo poco tempo abbiamo trovato che questi
medici non erano medici criminali che durante il nazismo hanno avuto una posizione. No, erano buoni medici, era l'elite dei medici tedeschi, erano medici e persone come, io sempre dico, come tu e io. Hitler si insediò al governo nel gennaio 1933. Pochi mesi più tardi venne approvata una legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie ereditarie, autorizzando la sterilizzazione forzata delle persone ritenute portatrici di tali malattie. Un provvedimento che venne approvato anche dai medici tedeschi, in quanto tutto sommato era in sintonia con le idee del tempo, visto che le leggi sulla sterilizzazione coatta esistevano già in molti paesi. Hitler però andò oltre. La sterilizzazione coatta diventò ben presto strumento per l'epurazione della razza, inserendo tra le persone da sterilizzare intere categorie di persone che non erano assolutamente affette da malattie ereditarie. Vennero sterilizzati i ritardati mentali, malati psichiatrici, asociali, alcolisti, epilettici e perfino ciechi e sordi. Dunque Hitler riduce drasticamente i fondi destinati agli istituti psichiatrici in modo da rendere disastrose le condizioni di vita dei ricoverati. Successivamente vengono chiusi molti ospedali gestiti da religiosi. Gli ammalati vennero trasferiti nelle strutture statali con evidenti problemi di sovraffollamento. È così che il passo dalla sterilizzazione coatta all'eutanasia di bambini prima e di adulti poi fu molto breve. Prende il via il progetto Aktion T4. Con una lettera datata 1 settembre 1939, Adolf Hitler dà il via al programma di eutanasia, facendolo passare per un provvedimento di guerra e per dare una copertura legale alle uccisioni. La lettera che diede avvio al programma di eutanasia aveva una forma quanto mai insolita e non rientrava nel modo di operare ufficiale. Non era una legge di Stato per la quale occorreva il consenso di tutti i membri del governo del Reich e di tutti i ministri, e non era un provvedimento del Führer per il quale dovevano essere ascoltati solo i ministri competenti e solo in via consultiva, in quanto il loro consenso non era necessario. Hitler, per garantire la massima segretezza a tutta l'operazione, utilizzò una carta intestata personale. L'operazione Aktion T4, attuata da Adolf Hitler, si mise in moto con grande efficienza organizzativa. Le sue modalità sono tristemente note. Quello che subirono i malati mentali e i disabili venne ben presto attuato con cifre molto più pesanti sugli ebrei e sulle altre vittime delle atrocità naziste. Noi oggi sappiamo che i medici e gli infermieri che erano in questi sei manicomi di sterminio, dopo agosto del 41 sono andati a questi lager Auschwitz, a Sobibor. So che sono tanti storici che dicono, che pensano che questa prima azione della T4 era, per dirlo così, la prova per l'Olocausto. Alcune settimane dopo l'uccisione, ai familiari delle vittime del progetto Aktion T4 arrivava una lettera di conforto scritta da un'impiegata addetta specificatamente a questo, nella quale si comunicava il decesso del congiunto in seguito ad una malattia contro la quale a nulla erano valse le cure prestate. Per rendere più plausibili i certificati di morte, venne stilato un elenco di 61 cause possibili di morte naturale,
ma vennero anche commessi tanti errori. Nonostante tutte le precauzioni prese dai nazisti, la popolazione iniziò a comprendere cosa avveniva all'interno degli istituti. Noi abbiamo trovato tutto 150 lettere dei familiari al direttore di Kaufbeuren. Sono lettere che hanno scritto i familiari dopo aver ricevuto l'informazione che il familiare era morto. E di queste lettere si può vedere che la gran maggior parte dei familiari erano in contro di questo sistema. Però allo stesso tempo di queste lettere si può vedere che tutti erano informati, si sapeva. Non si diceva apertamente, però si può leggere che le familiari sapevano il concreto destino di quelli malati.